Tre step di intervento. Il primo, di somma urgenza per dragare il fondale del porto. Il secondo riguarda la ripresa dei lavori già appaltati e il terzo servirà a rendere esecutivo un nuovo progetto per il porto. È quanto si è deciso per il porto di Marinella di Selinunte ieri sera nell'incontro che il presidente della regione siciliana Nello Musumeci e gli assessori Toni Scilla e Marco Falcone hanno avuto a Palazzo d'Orléans con i rappresentanti dei pescatori di Selinunte. Alla riunione hanno partecipato anche i sindaci di Castelvetrano e Partanna, Enzo Alfano e Nicola Catania. Negli ultimi giorni i pescatori di Selinunte hanno bloccato per protesta via del Cantone per il mancato dragaggio del porto che di fatto ha ingabbiato le loro imbarcazioni. Nel corso della riunione è stato deciso che già stamattina gli uffici dell'assessorato alle infrastrutture si attiveranno per definire un provvedimento di somma urgenza e dare l'incarico a una ditta specializzata per il dragaggio. Questo primo intervento consentirebbe ai pescatori di tornare in mare con le proprie imbarcazioni. Lunedì ci sarà un sopralluogo dei tecnici regionali e dell'impresa per la prosecuzione dei lavori già appaltati.